Avete bisogno di crediti e non sapete come fare? Passate dal link in descrizione, EasyVault. Sono sicuri, affidabili ed economici. E con il codice NMF, tutto in maiuscolo, riceverete il 6% di sconto. Salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui c'è Facebook che vi parla, benvenuti nella player review di Honanna nella sua versione TOTS con 88 di rating. C'è stato un piccolo problema. Questa carta doveva essere disponibile soltanto tramite obiettivi settimanali, ma poi è stata rilasciata nei pacchetti, perché la EA l'aveva inserito nelle grafiche, nei TOTS appunto, e quindi di conseguenza ha poi deciso di rilasciarlo nei pacchetti. E chi aveva ricevuto la sua versione base, non TOTS, poi riceverà, o se ha già ricevuto, la sua versione TOTS. Questo è un portiere tutto sommato buono nella sua lega, invece in generale non è proprio il massimo. Sinceramente ho preferito a lui un Handanovic base. E prima di iniziare questa review vi lascio un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, mi piace alla nostra pagina Facebook, Twitch e Instagram, link in descrizione. Allora, come primi contro vi dico già la nazione. Fa parte del Camerun, una nazione di cui davvero c'è poca roba, pochissima roba. L'Ele Divise però è una lega tutto sommato buona. Ci ho messo una sola partita per sbloccare questa carta utilizzando giocatori appunto dell'Ele Divise tramite obiettivi settimanali. Sua presa si aggira sui 45.000 crediti, sinceramente ne vale di meno. 20.000 è il suo prezzo ideale, a parer mio. Il piazzamento non mi è piaciuto particolarmente perché è un portiere che va quasi sempre fuori posizione, non sempre ma quasi, e sui tiri dalla distanza avrà delle difficoltà. Una reattività davvero mostruosa, un portiere che una volta tuffato si rialza subito. Mi è piaciuta sta cosa. Il tuffo mi è piaciuto tantissimo. Si tuffa in maniera molto precisa e si distende molto quando si tuffa. Riflessi ottimi anche sui tiri ravvicinati. Ma c'è una cosa da dire: le uscite 1 versus 1 sinceramente sono un pericolo con lui, perché potrebbe fare delle gaffe. Non so, non sentivo quella sicurezza necessaria. Il rinvio è un 93 in carta, secondo me è un po' fasullo, a volte era un po' debole, soprattutto con le mani, è anche impreciso. La presa è nella media buona, c'è di meglio, ma non è nemmeno scarsissimo nel bloccare i palloni. Come alternativa vi dico Allison, tra le icon Schmeichel nella sua versione baby. Come stile intesa vi consiglio di aumentargli il piazzamento e anche l'ha presa un pochino. Come alternativa tra i TOTS, l'unico attualmente è Ter Stegen TOTS. È un giocatore da Weekend League, ragazzi, l'ho provato solo in Weekend League, sinceramente non ve lo consiglio tantissimo. In Division Rivals dalla 3, secondo me in giù, ci sta tranquillamente. Volevo farvi un confronto con Ter Stegen base. Le statistiche totali sono a favore di Onana, ma sinceramente tra i due opterei per Ter Stegen, perché è tedesco ed è della Liga Santander. E come voto per Onana TOTS gli ho dato un 6+. Un 6+ che equivale praticamente a un 7, un 7+ per un altro giocatore di movimento. È un portiere che si piazza a medio classifica. Niente di più, niente di meno. Ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale, qui giù vi spo. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli.